Bene, così nel timore del Signore vogliamo iniziare la nostra seconda parte, studiando la parola di Dio e abbiamo dei testi guida, come abbiamo detto, e il primo testo lo troviamo in Geremia capitolo 17, versetto 8. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Poi abbiamo letto anche Luca 23, 31, perché se fanno questo al legno verde, cosa sarà fatto al secco? Diciamo che il capitolo 17 di Geremia parla di quelle persone che confidano nell'uomo, e la Bibbia dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto invece colui che confida nel Signore. Quindi quella persona che confida nel Signore sarà come un albero che è piantato vicino all'acqua e che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando c'è l'alta temperatura, che fa troppo caldo, e rimane sempre verde. Però sono quelle persone che confidano in Dio, che possono avere queste caratteristiche. Le persone invece che non confidano nel Signore, purtroppo, non saranno così. In Luca 23:31, se fanno queste cose al legno verde, cosa sarà fatto al secco? Qual è la differenza tra un albero verde e un albero secco? Un albero verde vuol dire che è un albero vivo, pieno di vita, che riceve l'acqua, che riceve la giusta, il giusto calore. Invece l'albero secco vuol dire che non riceve l'acqua e non ricevendo l'acqua, di conseguenza, diviene secco ed è destinato a morire. Qui in questo testo, in versetto 31, l'albero verde è Cristo, l'albero secco è ognuno di noi. Quindi Gesù dice, se fanno queste cose al legno verde, cioè che maltrattano Cristo, che cosa sarà fatta a quelle persone invece che non sono prive della protezione di Dio e non hanno l'aiuto di Dio? Ecco, questi sono i due testi che ci guideranno durante il nostro tempo. Non li dimenticate perché sono importanti. Continuiamo il nostro studio sul santuario e adesso tratteremo le tavole, le sbarre del tabernacolo. Però questa mattina ci limiteremo a trattare soltanto le tavole. In un altro momento tratteremo poi le sbarre. E c'è tanto da dire. In Esodo 26, dal 15 al 30, farai per il tabernacolo delle asse di legno di acacia messe per diritto. La lunghezza di esse sarà di 10 cubiti e la larghezza di esse un cubito e mezzo. Ogni asse avrà due incastri paralleli. Farai così per tutte le asse del tabernacolo. Farai dunque le asse per il tabernacolo 20 asse al lato meridionale verso il sud. Metterai 40 basi d'argento sotto le 20 assi, due basi sotto ogni asse per i suoi due incastri. Farai 20 assi per il secondo lato del tabernacolo dal lato nord. E le loro 40 basi d'argento, due basi sotto le ogni asse. Per la parte posteriore del tabernacolo verso occidente farai 6 asse. Farai pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo dalla parte posteriore. Queste saranno doppie dal basso in su e al tempo stesso formeranno un tutto unico fino in cima, fino al primo anello. Così sarà per ambedue le assi che saranno ai due angoli. Vi saranno dunque 8 assi con le loro basi d'argento e 16 basi, due basi sotto ogni asse. Farai anche delle traverse di legno di acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dall'altro lato del tabernacolo, 5 traverse per le asse della parte posteriore del tabernacolo a occidente. La traversa di mezzo, in mezzo alle assi, passerà da una parte all'altra. Rivestirai loro le assi, farai loro d'oro i loro anelli per i quali passeranno le traverse e rivestirai d'oro le traverse. Erigerai il tabernacolo secondo la forma esatta che ti è stata mostrata sul monte. Abbiamo trattato generalmente delle spiegazioni su tutto il tabernacolo,
abbiamo trattato la porta, abbiamo trattato il lavabo, non abbiamo ancora trattato l'altare, che veramente richiede tempo ed è veramente l'oggetto forse tra i più importanti. Sicuramente è un oggetto particolare che dovremmo dedicargli cura, all'altare dei sacrifici. Lo tratteremo prossimamente. Ebbene, adesso noi ci concentriamo sulla struttura del tabernacolo e di come era praticamente sostenuta. C'erano dei tendaggi, e questo anche ci sarà uno studio approfondito su questo. Era, abbiamo visto, 50 cubiti di larghezza, 100 cubiti di lunghezza. Era più o meno un rettangolo, il recinto. Invece il tabernacolo era praticamente 13 metri per 9 per 5. Quindi 13 metri di lunghezza, 9 metri di larghezza e 5 metri di altezza. Quindi tutto il tabernacolo, non il recinto. E naturalmente per sostenere il tutto c'erano queste tavole particolari, che vediamo un attimino i loro numeri. Allora, l'atrio, nell'atrio c'era praticamente il rame o bronzo e rappresentava il giudizio di Dio sulla vittima. Il luogo santo c'era l'oro e l'argento e rappresenta un po' Cristo risuscitato, lo studieremo sempre tutto più approfonditamente. Le tavole, quindi quello su cui ci concentreremo quest'oggi, le tavole. Il numero delle tavole, il numero 4 rappresenta la terra, i quattro punti cardinali. Il numero 12 rappresenta il governo della terra. Per esempio, voi vi ricorderete che c'erano 12 patriarchi che erano responsabili di tutta la, diciamo, i principi, che poi divennero un numero superiore. E poi abbiamo praticamente tutto questo lavoro che facevano e che loro si prendevano cura del giudizio, della giustizia, rappresenta i salvati che regneranno con Cristo per 1000 anni. Quindi tutto quello che è, ripeto, nel santuario è una storia della persona di Cristo, è una storia escatologica che parla del futuro della Chiesa e del popolo di Dio. Nel santuario c'è tutto, con le sue misure, con i suoi numeri, con i suoi significati. Ogni cosa del santuario, qualsiasi piccolo oggetto, era veramente importante. Ogni piccolo dettaglio aveva il suo ed ha il suo significato. In Apocalisse capitolo 20, versetto dal 4 al 6, è scritto: «Poi vidi i troni e quelli che vi si misero seduti, fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitate per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e sulla mano, e si tornarono in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui per 1000 anni. Quindi sappiamo benissimo che per dopo i 1000 anni su questa terra ci sarà il trono di Dio dell'agnello e ci sarà la nuova Gerusalemme e gli eletti, i salvati, saranno sempre con Gesù. Però avranno un millennio per giudicare l'umanità, ma questo avverrà nel cielo. Allora, le asse erano un totale di 48. 48 asse che praticamente sostenevano la struttura del tabernacolo. E ogni tavola presa nel suo insieme non ha una grande utilità. Come un osso del nostro corpo,
Se non è nel corpo, non è una grande bellezza, però tutte le ossa formano praticamente una persona. E tutti noi, come membri, formiamo il corpo di Cristo, come sta scritto in Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 12. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. Noi siamo il Tempio di Dio, noi siamo il Tempio di Cristo. Quel tabernacolo rappresenta Cristo e rappresenta ognuno di noi. È interessante che, diciamo che il cortile non era coperto, era a cielo aperto, ma il santuario era coperto. Quindi è come dire che perché era stato costruito il santuario? Qual è il proposito di Dio? Ne faccio un santuario perché io abito con loro. Quindi diciamo, rappresenta come Gesù lascia il cielo per venire su questa terra e lui vive, si manifestava nel luogo santissimo, nella Shekinah, quindi la presenza di Dio. Quindi, ripeto, un corpo armonioso è quando ogni osso è al posto giusto. Quindi anche noi, da soli, non possiamo fare granché, ma uniti tra di noi formiamo il corpo di Cristo, il Tempio di Dio, il Tempio spirituale. È su questo che noi chiaramente, questo ci vuole insegnare anche il santuario. In Efesini capitolo 2, dal 19 al 22. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha ad servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Quindi queste tavole, queste 48 tavole, erano praticamente incastrate l'una con l'altra, unite l'uno con l'altro, da formare una struttura solida. Quindi non era soltanto delle, come ci sono delle tende oggi, le tende che si fanno, che si vedono, in modo particolare oggi nelle zone terremotate, si possono vedere questi accampamenti per ospitare, però non hanno questa forza che aveva questo tempio, questo tabernacolo. Immaginatevi un attimino che lo spessore delle tavole era di circa 25 centimetri. Cioè, quindi ogni tavola era grossa, 25 centimetri. Per una lunghezza, per tutto il perimetro, per tutto, diciamo, la lunghezza e la larghezza del tabernacolo. E queste erano messe l'una sull'altra, incastrate l'una sull'altra, sostenute in mezzo a delle... a dei ferramagli di argento che erano come base. E quindi erano qualcosa, una struttura veramente ben unita, forte. E questo è quello che ci vuole praticamente dire il Signore, che anche noi come fratelli dobbiamo essere uniti fortemente per non cadere, per aiutarci l'un con l'altro. Quindi una tavola sosteneva l'altra e quindi era un sostegno l'una per l'altra. E insieme diventavano praticamente molto forti. Così anche noi, sostenendoci l'uno per l'altro, possiamo diventare forti. Diciamo che nell'atrio, cioè, o il cortile, c'è l'altare di metallo che abbiamo detto che rappresentava il giudizio sopra il peccato. Vi ricordate, no? L'israelita confessava i suoi peccati sull'agnello, l'agnello poi veniva messo sull'altare e lì praticamente veniva consumato dal fuoco. Come dire che tutti i peccati vengono consumati e purificati col fuoco. E il peccatore che aveva fatto questo gesto diventava libero. Ma, ripeto, quello dell'altare lo approfondiremo in un altro momento. Noi dobbiamo crescere continuamente per essere delle tavole per il tabernacolo celeste. Ricordatevi, abbiamo detto, Gesù è il legno verde, noi siamo il legno secco. Quindi noi come tavole dobbiamo essere lavorate, unite, per essere un tempio celeste, per l'eternità.
In Proverbi capitolo 16, versetto 22 leggiamo: il senno per chi lo possiede è fonte di vita, ma la stoltezza è il castigo degli stolti. Quindi, se una persona ha senno, è fonte di vita, ma se una persona non si avvicina al Signore, praticamente sarà consumato nel giorno del giudizio finale. Mentre per i giusti sarà consumato il peccato, senza il peccatore, per gli empi sarà consumato il peccato e il peccatore. Questo nel giudizio finale. Abbiamo visto chiaramente che i salvati regneranno con Cristo per 1000 anni, non sulla terra, ma nel cielo. Ma dopo i 1000 anni regneranno con Cristo per sempre. Perché noi, grazie a Dio, che ci ha fatto per il nostro Dio un regno di sacerdoti che regneranno sulla terra dopo il millennio. Ripeto, dopo il millennio, non durante i 1000 anni. E Gesù praticamente ha lasciato ad ognuno di noi dei talenti, dei doni e delle capacità. E come sta scritto in Luca capitolo 19, versetto 11 al 19, mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Qual era la convinzione degli apostoli? Che arrivati a Gerusalemme, loro avrebbero cominciato a regnare con Gesù per sempre. Quindi loro avrebbero ripreso il regno di Davide. Quindi Gesù invece gli vuole preparare che le cose non sono così. Disse dunque: un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. A chi si riferisce questo? A Gesù, che sarebbe andato in cielo e dopo che avrebbe sottomesso tutti i nemici sotto i suoi piedi, sarebbe ritornato per riportarci a casa. Il nobile della parabola è Cristo stesso. Chiamato a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fatele fruttare fino al mio ritorno. Quindi ogni dono, ogni talento che Dio ci ha dato, noi dobbiamo farlo fruttare fino a quando? Fino al suo ritorno. È un po' come la parabola che abbiamo studiato questa mattina, il buon samaritano. Metti in pratica tutto, ritorno per dare il premio all'ospite, mancava qualcosa. E così anche quando Gesù ritornerà, darà il premio ad ognuno secondo come egli ha operato. A condizione che noi mettiamo ad effetto i talenti ricevuti. Quindi ogni tavola che rappresenta me e te ha ricevuto dei talenti, ha una funzione all'interno della struttura, all'interno della Chiesa. E quindi ognuno deve sopportare o supportare il peso l'uno degli altri, quindi in un modo concreto e pratico, per poi governare con Cristo. Solo quelle persone che hanno messo in pratica i talenti ricevuti saranno quelle persone che governeranno con Cristo. Le persone che hanno fatto orecchie da mercante, che non hanno assolutamente praticato le virtù cristiane, queste persone purtroppo non andranno da nessuna parte. Abbiamo visto che 10 è il numero delle leggi reali, 10 comandamenti, le tavole che rivelano la giustizia di Dio. Ma quale tavole? Quale tipo di giustizia? Quale giustizia abbiamo noi? Che cosa abbiamo, di che cosa abbiamo bisogno noi? Così fa di più della scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu immesso in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Che cosa ha fatto Abramo? Ha confidato pienamente in Dio. Non ha confidato in se stesso. Quando Abramo ha confidato in se stesso, ha fallito. Quando invece si è abbandonato completamente a Dio, ha ricevuto la giustizia di Dio ed è stato considerato
come uomo giusto. Se noi cerchiamo di osservare i 10 comandamenti senza Cristo, noi tentiamo l'impossibile. Se noi vogliamo essere giusti senza Gesù, noi tentiamo l'impossibile. Allora, quale giustizia abbiamo bisogno? Quella che proviene da Cristo, per essere chiaramente di supporto, di aiuto gli uni per gli altri. Abramo fu chiamato amico di Dio perché ha saputo confidare unicamente in Dio. Non fu chiamato amico di Dio all'inizio, fu chiamato amico di Dio dopo un percorso, dopo che lui è stato in grado di superare diverse prove e diverse difficoltà. Tutti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia è come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Noi siamo bisognosi della giustizia di Cristo, della giustizia di Dio, della purezza. Vedete questa lavagna? Come riflette il bianco, no? Non è il massimo dell'espressione, però noi dobbiamo essere puri e candidi, bianchi come neve, bianchi come lana, più bianchi della lana. E questo può avvenire solo grazie alla giustizia che ci offre Gesù. Non quella che si ha per l'obbedienza alla legge, ma quella che si ha per la fede in Cristo. La fiducia in Cristo ci porta poi a essere obbedienti. Una sola tavola non rappresenta molto, ma uniti insieme formano una struttura solida e magnifica. Quando noi vediamo dei mobili lavorati in un certo modo, rimaniamo ammirati, ma perché sono ben lavorate. Se noi pensiamo a come questo legno, queste tavole erano lavorate, noi praticamente rimarremmo veramente impressionati di come era la bellezza, di com'era la struttura del tabernacolo, del santuario. Il materiale abbiamo visto che era il legno di acacia. Questo legno è una pianta fortissima. La parola greca di questo legno di Sittim è tradotta con un significato legno indistruttibile o incontaminabile. Cioè questo legno di acacia era un legno praticamente che non si deteriorava facilmente. Era addirittura un legno così forte, così indistruttibile. E Gesù, nella sua umanità, come legno verde, era incontaminabile, incorruttibile. L'albero verde, quello che dice Isaia, e cioè Geremia 17, si applica a Cristo, che non ha mai confidato in se stesso, non ha mai confidato nell'uomo, ha confidato in Dio. È per questo che lui era sempre verde e che lui era fonte di benedizione per gli altri, perché era come un canale connesso a Dio da benedire l'umanità. Quindi quelle tavole, così messe insieme, quella tavola in modo particolare, così robusta, così forte, rappresenta Gesù nella sua umanità. L'albero doveva essere tagliato, lavorato, e quindi portato da una parte all'altra. E cosa è successo con Gesù? Dal cielo è venuto su questa terra e poi è stato preso e portato al patibolo, alla croce. E cosa ha portato su di sé? La croce. Il legno. Gesù ha lasciato il cielo per salvare l'umanità perduta. Questa tavola o queste tavole, questo legno tagliato, lavorato, doveva essere ricoperto d'oro. E noi, come Gesù, siamo provati come l'oro d'Ofir.
Quindi questo legno così incorruttibile, addirittura poi rivestito anche d'oro, un altro materiale incorruttibile. E questa era la persona di Gesù, che non accettava la corruzione né all'esterno e né all'interno. Come abbiamo letto, lui è stato tentato come noi, però senza commettere peccato. Non ha mai ceduto alla corruzione, in nessun modo, né dal punto di vista esteriore, con dei peccati del corpo, e né dal punto di vista interiore, con dei peccati della mente. Quindi la purezza totale. E Gesù è stato provato come l'oro d'Ofir, provato in tutte le maniere, con tutte le sofferenze possibili e immaginabili, e alla fine è rimasto vittorioso. Fino alla fine. Nel Salmo 119, versetto 165, questo chiaramente era un qualcosa che si applica prima a Gesù e poi a me e a te. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che li possa farli cadere. Perché non è caduto Gesù? Sotto i colpi del diavolo, della tentazione. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge. Perché Gesù amava la legge. Gesù amava la legge del Padre. Era così attaccato alla legge del Padre che non gli ha permesso di cadere. Non è caduto. Perché l'amore verso Dio era più forte per l'amore verso il peccato. L'amore verso il prossimo era più forte dell'amore del peccato. Quindi se ci motiva l'amore, noi saremo praticamente come il legno di Sitten, come questo legno di acacia, forte, robusto e incorruttibile. Questo è quello che ci vuole insegnare il legname che veniva usato nel santuario. Non a caso, poteva scegliersi qualsiasi tipo di legno, ma Gesù non sceglie le cose a caso. Gesù sceglie le cose migliori per rappresentare la divinità, l'oro, questo legno di Sitten, legno robustissimo. Diciamo che oro, divinità, umano, glorificato. Vi ricordate il testo del profeta Isaia? Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi. Non c'era nulla che ce lo faceva desiderare. Gesù si confondeva con tutti gli altri israeliti. Ma il giorno della flagellazione, della crocifissione, era inguardabile. Inguardabile. Cioè nessuno voleva essere come lui, perché era tumefatto da tutte le parti. Cioè, possiamo usare una parola brutta, il suo aspetto era mostruoso. Talmente lui era stato colpito, martoriato. Noi non immaginiamo quando praticamente gli strappavano con gli uncini la pelle dal suo corpo, quando lo picchiavano con le bastonate in testa, quando gli sputavano e quando lo prendevano a pugni sul volto. Noi non possiamo immaginare com'era disfatto il suo sembiante, sì da non parere più un uomo, da non parere più un figlio dell'uomo. Era mostruoso da vedere. Questo era prima, durante la flagellazione. Ma dopo la sua risurrezione, come è apparso Gesù? Come se nulla fosse successo. Era brillante e lucente come l'oro, ricoperto d'oro, brillante, lucente. In effetti, sulla via di Emmaus, quelli che camminavano con lui non lo riconobbero, perché avevano visto un'altra figura sulla croce. Adesso ne vedo una persona normale, guarita, sanata, il Cristo glorificato, ricoperto d'oro. In Filippesi capitolo 2, versetto 14, fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siete irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. L'oro brilla. Gesù brillava dopo la risurrezione.
è una persona che fa un'esperienza con Gesù, che fa un'esperienza con Dio, brilla. Il suo aspetto esteriore manifesta il cielo, quella pace, quella serenità che si può vedere in ogni figlio e figlia di Dio, come si vedeva in Cristo dopo la risurrezione. L'oro supera le prove del fuoco. Voi sapete molto bene che più l'oro noi lo mettiamo nel fuoco e più diventa lucente. Tutte le scorie vanno via, rimane soltanto la purezza. Non, noi, con l'aiuto dello Spirito Santo, siamo invincibili. Noi, con l'aiuto dello Spirito Santo, siamo invincibili, come lo era Cristo. Gesù fu invincibile perché era ripieno di Spirito Santo, sin dal seno materno, e ha mantenuto questa integrità fino alla fine dei suoi giorni. E quindi noi siamo chiamati allo stesso. E cosa fa il vero cristiano? Cosa ha fatto Gesù? L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non ci si comporta in un modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inaspisce, non addebita il male. Questo era quello che era la persona di Gesù, naturalmente. Non si comporta in modo sconveniente. L'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, come il Samaritano. Sulla via di Gerusalemme a Gerico vede il malcapitato. Non pensa alla sua vita, anche se rischiava la vita, scende da cavallo per salvare il malcapitato. Cristo è sceso dal cielo, si è immedesimato nella situazione umana al rischio della sua stessa esistenza. Ha pagato il prezzo. Con l'olio, simbolo dello Spirito Santo, col sangue, simbolo del sangue sversato, cioè col vino, simbolo del sangue, e ha pagato il prezzo del malcapitato, quel samaritano, e Gesù. Quel malcapitato sei tu, ferito, abbattuto, triste per le situazioni della vita, però Gesù si avvicina e con un immenso amore ti solleva, perché l'amore è capace. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa. Cristo ha sofferto tutto. Crede in ogni cosa, ha creduto contro speranza. Cristo, nel pur di salvare l'umanità, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. L'amore non verrà mai meno. L'amore è disposto al sacrificio, quello di Cristo, e non verrà mai meno. L'amore non è un sacrificio. Chi ama lo fa con tutto il cuore. E quando, come Gesù l'ha amato, non perché ama il sacrificio, perché ama la creatura. E per salvare la creatura doveva sacrificarsi, ma l'ha fatto perché ti ama, di un amore eterno, e ti prolunga la sua benevolenza, il suo amore. Diciamo che per sostenere queste tavole c'erano due cerniere per adattarsi alle basi di argento. Nessuno può rapirla dalla mano del padre. Cioè queste tavole erano, diciamo, unite l'una all'altra con dell'argento, su delle basi d'argento, e queste tavole non si potevano muovere facilmente. Ecco, il colore argento rappresenta la grazia, la giustizia, la grazia di Dio, e noi attraverso la grazia di Dio non siamo rapite dall'erba, non possiamo essere rapiti. E come è scritto in Giovanni capitolo 10, versetto 28, io do loro la vita eterna, non perderanno mai, e nessuno le aprirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, nessuno può reperirle dalla mano del Padre. Quindi queste tavole erano così unite l'una con l'altra che non si potevano staccare facilmente.
E così se noi siamo uniti l'uno con l'altro, uniti soprattutto a Dio, non possiamo essere staccati, non possiamo essere rapiti, non possiamo essere distrutti, ma è fondamentale essere uniti. E in Ebrei 4,15, infatti non abbiamo, Elena, come abbiamo letto, come hai letto, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Quindi l'oro incorruttibile, il legno verde è Cristo, che è stato tentato come noi e può capirci. C'è le stesse difficoltà, le stesse prove, le ha passate prima di te, ti può capire. Nessuno ti potrà capire se non ha fatto la tua stessa esperienza. Cristo l'ha fatto, per questo ti può capire, perché è stato provato, tentato, come tu sei tentato, e può aiutarci, può aiutarti a non commettere peccato, può aiutarti a non separarti da Dio. Lui lo può fare. In Prima Corinzi capitolo 3, versetto 11, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Queste basi d'argento su cui erano poggiate le tavole erano il fondamento, la base, ed erano, diciamo, con dei pioli o dei ganci ben affilati, venivano praticamente piantati in fondo nel terreno. E su queste poi base d'argento c'erano praticamente le tavole. E la base, il fondamento, è praticamente Cristo, la sua giustizia, la sua purezza. È interessante quello che è scritto in Esodo capitolo 30, dal 12 in poi. Quando farai il conto dei figli di Israele facendo il censimento, ognuno di essi darà al Signore il riscatto della propria vita. Quando saranno contati perché non siano colpiti di qualche piaga, quando ne farai il censimento. Daranno questo. Chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo secondo il siclo del santuario, che diventi ghere. In mezzo, un mezzo siclo sarà l'offerta da fare al Signore. Ogni persona che sarà compresa nel censimento dai 20 anni in su darà questa offerta al Signore. Il ricco non darà più, né il povero darà meno di mezzo siclo quando si darà l'offerta al Signore per il riscatto delle vostre vite. Prenderai dunque dai figli di Israele questo denaro del riscatto e lo adopererai per il servizio della tenda di convegno. Sarà per i figli di Israele un memoriale davanti al Signore per fare il riscatto delle vostre vite. Questo mezzo siclo era d'argento e rappresentava il prezzo del riscatto. Ognuno doveva riscattare la propria vita simbolicamente, che rappresentava il riscatto fatto da Cristo, nostra giustizia. Quindi vedete, il legno rappresenta la natura umana di Cristo, l'oro la sua divinità, l'argento la sua purezza per la salvezza dell'umanità, quindi per riscattare l'umanità. In Numeri capitolo 4, versetto dal 29 al 31, farei censimento dei figli di Merari, secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna. Farei censimento dell'età di 30 anni in su fino all'età di 50 anni, di tutti quelli che possono assumere un incarico per servire nella tenda di convegno. Questo è quando è affidato alle loro cure e quello che devono portare in conformità a tutto il loro servizio nella tenda di convegno, le assi, le traverse, le colonne e le basi del tabernacolo. Non tutti potevano portare le assi, le traverse, le colonne e le basi del tabernacolo. Era scelta una famiglia, la famiglia di Merari. Questa famiglia si doveva prendere cura di portare con cura questi arredi per il santuario. Anche Dio ti ha affidato a te un messaggio da portare. Portalo come quelli di Merari, i Merariti, portavano fedelmente queste tavole, queste traverse, queste colonne,
queste basi per l'edificazione spirituale di Israele. Ed è un compito semplice, ma molto importante. E dobbiamo farlo con tutto il cuore. E con molta dedizione, con molta consacrazione, con molta devozione. Fai anche tu lo stesso e vivrai. Amen. Preghiamo. Signore Dio, buon Padre che proviene dall'alto dei cieli, il tuo nome sempre sia lodato. Veniamo a te nel prezioso nome di Gesù, grati e riconoscenti del suo grande amore, della sua grande misericordia, del suo grande sacrificio fatto sul legno della croce. Ti ringraziamo del dono del tuo Santo Spirito e della protezione dei tuoi santi angeli. Ti ringraziamo del messaggio che tu nella tua infinita misericordia ci hai rivelato e anche dello studio della tua scuola, del tema di oggi, e fa che non ne possiamo fare tesoro e che possiamo diventare testimoni della tua verità. Benedici i presenti, sia qui che sia online, per telefono, e benedici tutte le loro famiglie, i loro figlioli, anche gli afflitti, gli ammalati, gli scoraggiati. Noi abbiamo tanto bisogno di te, del tuo aiuto, perché senza di te nulla possiamo. Salvaci e noi saremo salvati. Abbi pietà e misericordia di tutti noi e di questo mondo. Benedici anche i governanti di questo mondo affinché possano emanare delle leggi in favore dei più deboli e dei più oppressi. Rimani anche con tutti quei poveri che hanno avuto questo grande terremoto in Turchia, Siria. Benedici anche gli altri che sono nei problemi della guerra, vuoi tu proteggerli dagli attacchi dei nemici e che possano non morire sotto le bombe o sotto altri proiettili. Aiutali, oh Signore, affinché possano queste guerre cessare e che tu possa ben presto tornare per riportarci a casa, in un regno di pace e di giustizia. Rimani con noi in questo giorno santo, concedici le tue benedizioni sabbatiche, abbi pietà di noi, per amor di Gesù, benedetto in eterno. Amen. In santo raccoglimento invochiamo e riceviamo la benedizione di Dio. L'Eterno ti benedica e ti guardi. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. L'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace. Amen. Il nostro culto è terminato. Un felice proseguimento del sabato a tutti voi.